Amici telespettatori, eccoci con una nuova puntata di Polifemo. Apriamo questo lungo incontro con voi con un seminario organizzato dall'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Archimede di Taranto. Un seminario davvero interessante, come si legge dalla locandina, quale istruzione per quale lavoro. Un seminario appunto che cerca di far comprendere l'importanza della preparazione che deriva dall'Archimede ai fini degli sbocchi occupazionali. Un nesso quindi tra, detto in termini molto semplici, tra quanto si apprende a scuola e le possibilità di far tesoro di quel patrimonio in vista appunto di una collocazione occupazionale. Dunque avremo modo di approfondire queste tematiche, approfondire appunto i lavori del seminario, ascoltando la viva voce del dirigente scolastico, la professoressa Capobianco, del rappresentante del MIUR, ma anche del mondo proprio della imprenditoria, del mondo di Confindustria, proprio in questa ottica di legame stretto, indissolubile, tra preparazione e mondo del lavoro. Io saluto prima di tutto tutti questi giovani ragazzi, perché rappresentano il nostro futuro, rappresentano il futuro lavorativo e le menti del nostro paese, e potranno dare sicuramente un contributo non solo a livello locale, nazionale, ma anche internazionale. Porto i saluti del dirigente dell'ufficio settimo dell'ufficio scolastico regionale, il professor Di Tollo, perché in questo momento, voi capite bene, c'è l'influenza in giro e purtroppo non è potuto essere qui per questo imprevisto, però ha fortemente condiviso questa tipologia di seminario e per questo ci tiene molto che io porti i suoi saluti. I suoi saluti che ci consentano di pensare alle prospettive lavorative del futuro. Perché abbiamo voluto questa tipologia di seminario, che è un percorso di orientamento? Per i nostri ragazzi in uscita, qui abbiamo molto di quei nostri relatori, la platea è formata dai ragazzi delle quinte classi, di tutti gli indirizzi della nostra scuola. Noi abbiamo una copertura ampia, una ricchezza dell'offerta formativa che poi man mano nei nostri dialoghi emergerà. Non sono io qui a raccontarvela, ma sono qui a dire che abbiamo voluto questo seminario perché possano cominciare fortemente a dialogare il mondo dell'istruzione col mondo del lavoro. È vero, abbiamo già fatto in questi ultimi anni dei grossi progressi. Pensiamo all'alternanza scuola-lavoro, quando l'alternanza è calibrata sugli indirizzi e sui bisogni del territorio, si aprono le prospettive del mondo del lavoro, perché un'alternanza può diventare apprendistato, può diventare opportunità lavorative, può diventare lavoro del domani. Qual è il problema? Perché noi vogliamo promuovere gli istituti tecnici e professionali? Perché non trova risposta la domanda di lavoro e l'offerta che si propone, ma non l'offerta rispetto a quello che il nostro ministero ha dato a tutte le scuole, ma sono le scelte, purtroppo, le scelte individuali delle tipologie di scuola. Se io continuo a scegliere delle scuole che poi non mi offrono un profilo in uscita che ha una possibilità occupazionale, io ho generato tanti disoccupati. Quindi il problema oggi è questo: la richiesta c'è, non ci sono le professioni giuste, i tecnici specializzati. Noi abbiamo qui il piacere di
vedere seduti a questo tavolo anche la professoressa Gaudio, che rappresenta il Ministero, e la professoressa ci presenterà i nuovi indirizzi di questa scuola, fortemente correlati a un bisogno territoriale. Ma le persone fuori lo sanno? Poco. E noi glielo diciamo, ma sono interessate? Ancora di meno. Perché sono interessate di meno? Perché hanno un pregiudizio rispetto a tipologie di scuole. Ecco perché volevo che ci fossero anche i nostri ragazzi in uscita, per vedere la qualità. È una qualità, una platea che sarà così attenta, così educata, perché loro lo sono. Io faccio con loro degli incontri, ho dei ragazzi speciali, meravigliosi. Ho invitato la terza D, voglio dire, del nautico, perché me l'ha fortemente chiesto. Sono già pronti a essere presenti nei seminari di questo livello. Me l'hanno chiesto fortemente, ho loro messaggi sul cellulare. Cioè, noi vogliamo partecipare. Non hanno detto noi vogliamo partecipare a una gita, che è diverso. Mi hanno detto noi vogliamo partecipare a un seminario di studi. E così le ragazze della moda, e così i ragazzi di meccanica, di elettronica e di informatica, così le ho dette tutte quasi. Ne ho approfittato. Allora, siccome io poi il seminario me lo devo godere, perché nell'organizzazione c'è un lavoro che precede, ringrazio tutti i docenti, la segreteria, la ringrazio adesso perché poi c'è il fermento del fine seminario e si perde. Io le voglio ringraziare tutte, perché solo dalle collaborazioni, dalle sinergie interne alle scuole, dai sorrisi prima di tutto, si crea un clima. E il clima positivo genera impegno e genera opportunità. Allora, ringrazio tutti per questo, e amo vedermi il seminario dall'altra parte, e quindi il professor Mancini, che è un docente formatore della nostra scuola, modererà la giornata e io mi godo il seminario. Grazie. Grazie a lei. E apriamo questa puntata, questo speciale Polifemo, con il dirigente scolastico dell'IS Archimede, la professoressa Patrizia Capobianco. Quale istruzione per quale lavoro? Beh, si comprende chiaramente che l'istruzione che l'istituto da lei retto conferisce è, come dire, un passepartout ai fini della immissione nel mondo del lavoro. Ecco come è nata l'idea di questo convegno e quindi le finalità che si prefigge di raggiungere. Lo sfondo culturale nel quale si muove il nostro seminario è legato principalmente all'orientamento dei nostri ragazzi sia in uscita che in entrata, e poi in una logica di farci delle domande, ecco appunto, quale istruzione per quale lavoro, in un momento in cui la società richiede, particolarmente il mondo delle professioni, richiedono un personale specializzato, un personale tecnico e professionale. Alla domanda delle aziende dovremmo rispondere con degli indirizzi professionali che, insomma, nel modo che ci sia una corrispondenza. Invece abbiamo in Italia un fabbisogno notevole di tecnici e di persone con una alta professionalizzazione che non c'è. Quindi in questo seminario, in cui vedrete ci sono delle aziende locali, delle aziende nazionali e internazionali, vogliamo cominciare a fare un ragionamento, una sintonia, perché no? Da questo momento in poi scrivere delle convenzioni in un percorso di alternanza scuola-lavoro, e perché ancora non di apprendistato, perché i nostri ragazzi possano essere i cittadini che vivano in questo territorio ma che abbiano prospettive anche nel mondo. Un biennio, diciamo la mini laurea, che ormai in altre nazioni europee esiste da 20-30 anni, quindi siamo arrivati, ormai sono diversi anni
che ce ne sono in giro, abbiamo delle eccellenze qui a Taranto e in tutta la Puglia. E quindi partiamo con quello di moda, dove i ragazzi, un percorso di 2 anni, 50% circa di ore di lezione e il 50% dentro le aziende. Questo significa automaticamente, abbiamo dei dati che circa... Salvatore Toma, presidente della sezione tessile, moda e abbigliamento di Confindustria Taranto e Confindustria Puglia. Una preparazione, quella che conferisce l'Istituto Archimede anche e soprattutto con riferimento alla moda, che poi davvero abbatte questa divisione tra la teoria e la pratica, tra il mondo dei libri e quella che poi la vita vissuta tutti i giorni in fabbrica, nelle aziende. Certamente per un imprenditore questo background appunto acquisito presso una realtà come l'Archimede è già come dire, un punto di partenza fondamentale. Sì, in effetti noi come Confindustria, appunto prima Taranto che io rappresento, adesso da qualche mese anche la Regione Puglia, abbiamo iniziato appunto come dicevo su Taranto e provincia un lavoro con le scuole già da circa 2 anni. Siamo partiti addirittura dalle scuole medie, facendo un lavoro con i ragazzi delle terze medie per capire uno scambio. Ecco, abbiamo detto ai nostri associati che dobbiamo aprire le aziende, dobbiamo aprire le aziende alla società, quindi poi abbiamo iniziato un percorso con gli istituti professionali. Oggi non ci fermiamo qui, stiamo guardando avanti e sicuramente a settembre in Puglia abbiamo un ITS di moda e il percorso appunto post diploma, ma quello che adesso stiamo mirando e con l'Archimede siamo contenti, grazie alla nuova preside, la dottoressa Capobianco, lavorare molto bene sull'alternanza scuola-lavoro. Questo perché ci incoraggia il fatto che appunto proprio nei giorni scorsi il nuovo ministro dell'istruzione ha fatto un grande articolo dicendo che oggi chi frequenta un istituto professionale, un istituto tecnico diventa un privilegiato. Mi presento perché il mestiere del ricercatore ai più forse non è noto bene, senz'altro non è noto il CNR. Io sono un ricercatore, mi occupo di ecologia marina, di acquacultura ed ecco perché sono stato invitato a questo evento. Lavoro presso l'Istituto per la ricerca sulle acque. Il CNR, che è il più grosso ente di ricerca italiano, è suddiviso in tanti istituti, siamo circa 100 istituti. Il mio istituto, l'Istituto di Ricerca sulle Acque, a sua volta è organizzato territorialmente su 5 sedi. Il talassografico di Taranto, che ha poco più di 100 anni, è la più antica istituzione scientifica della Puglia, è più antica dell'Università di Bari, tanto per intenderci, e la sede appunto di Taranto dell'IRSA. Se volete seguire la nostra pagina Facebook avrete degli altri spunti, delle altre occasioni per capire quello che facciamo. Giovanni Fanelli, responsabile del talassografico Attilio Cerruti, sede di Taranto del CNR IRSA. La preparazione, gli studi nell'ambito del settore che l'Istituto Archimede realizza certamente rappresentano una preparazione, un qualcosa di propedeutico poi alle realtà, appunto alle attività concrete, lavorative legate alla risorsa mare. In questo senso l'attività del talassografico che, come dire, si interfaccia con queste altre realtà. Sì, assolutamente. È inutile parlare della vocazione marina di Taranto, è proprio superfluo. Noi siamo fortemente interessati a contribuire alla formazione di personale specializzato e quindi a completare tutta la filiera mare, chiamiamola così. Cose da fare a Taranto ce ne sono tante, dal risanamento ambientale, completare il risanamento ambientale, a imparare a gestirlo meglio l'ambiente, per non parlare poi delle attività produttive che comunque devono
essere valorizzate, devono essere gestite al meglio, tutte attività per le quali servono personale tecnico preparato e appassionato. Quando la preside ci ha fatto questa offerta abbiamo accettato di buon grado, proprio perché crediamo in questi nuovi indirizzi, e quindi daremo tutto il nostro contributo. Allora, attenzione ragazzi, dare speranza significa lavorare seriamente oggi, ora, studiare seriamente, acquisire un rigore metodologico nello studio, noi lo diciamo sempre, perché la società che stiamo costruendo qui, mi permetto di dire, sarà il vostro futuro, che sarà fondato non solo sulle conoscenze e sulle abilità, ma sulle competenze, cioè sulla mobilitazione integrata di risorse e di apprendimenti in situazioni reali. Mi permetto di chiosare questo mio passaggio. Nell'ultima slide erano indicate le modalità per la stesura del curriculum vitae. Noi questo lo insegniamo nonostante tutte le difficoltà. In un punto c'era scritto: attenzione ai refusi, praticamente attenzione all'italiano, stiamo dicendo, mi raccomando, noi lo diciamo. Nel settore meccanico non ci interessa fare la parafrasi e l'endecasillabo a maggiore e a minore, non è quello il problema. Interessa comunicare in modo corretto, se possibile usare il congiuntivo, patrimonio dell'umanità, e anche e soprattutto esprimersi in modo fluente, redigere una bolla, un verbale tecnico, acquisendo quelle competenze necessarie che vengono reinvestite negli apprendimenti in uso funzionale. Il professor Fabio Mancini, docente dell'Archimede, nonché moderatore, un seminario che vuole così immettere i ragazzi, i discenti, in un rapporto immediato con il mondo lavorativo. Sì, il seminario odierno ha una finalità, quella di creare un rapporto di sinergia interistituzionale all'interno dei vari soggetti, sia di istruzione e formazione, sia in ambito lavorativo e quindi imprenditoriale, in modo particolare nei diversi settori meccanico e tessile, affinché si generi un'autentica alleanza formativa tra la scuola, il territorio, gli enti del mondo del lavoro, e quindi interpellare il ruolo educativo, formativo, istruttivo della scuola, finalizzato a formare delle competenze professionalizzanti richieste nel mercato del lavoro. Fincantieri è un'azienda dinamica in cui si cresce velocemente. È un'azienda che, come avete visto, racchiude la tradizione, esperienza e innovazione, e quindi sono le risorse umane che fanno la differenza. I nostri dipendenti crescono in un ambiente molto sfidante, lo capite, non c'è posto per non sono riuscita a farlo, e quello lì non mi ha mandato l'email, sono risposte che nella nostra azienda non esistono. Quindi non l'ho potuto fare perché avevo l'influenza, non esiste. Ti devi organizzare, devi interfacciarti con gli altri, quindi il lavoro di gruppo, rispetto, la puntualità, rispetto degli obiettivi, attenzione al collega. Titoli di studio, ecco, la laurea il 35%, devo dire, lo dico sempre, quando qui vedete laurea parliamo di ingegneria, con tutte alcune discipline, quasi tutte, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ecco, i navali trovano in Fincantieri pane per i loro denti, e gestionale, vedremo a quali ruoli, anche ingegneria civile, architettura per la progettazione degli interni,
Ecco, per esempio, nell'ambito di questa disciplina ci sono proprio figure molto specialistiche, noi abbiamo dei progettisti che curano solo le luci, per esempio. Per dirvi quante specialità abbiamo nella nostra azienda. I diplomati tecnici essenzialmente, in diplomi periti meccanici, informatici, perché al nostro interno abbiamo anche una funzione che si occupa di sistemi informativi, perché è una cosa strana, lo so, diceva Fincantieri, fa navi, però c'è anche gli informatici, perché fino a tanti anni fa non esistevano programmi di progettazione navale, quindi ce li siamo costruiti noi. Quindi noi abbiamo informatici sia che si occupano delle reti, dell'infrastruttura tecnologica, e sia di manutenzione software. Anna Maria Morgese, risorse umane Fincantieri. Cosa vi aspettate da quelli che sono gli studenti di oggi e che saranno sarà la classe lavoratrice di domani? Beh, ci aspettiamo innanzitutto una grande preparazione. La formazione è importante, a cominciare dagli istituti tecnici, quindi dalla scuola secondaria, una grande specializzazione, grande voglia di fare, grande voglia di fare, grande voglia di impegnarsi. Voglia di avere degli obiettivi e di perseguirli. Io dico sempre ai ragazzi: dovete pensare che sono importanti gli obiettivi, è importante la meta da raggiungere, è importantissimo, ma è importantissimo anche il viaggio che si fa, il percorso. E il percorso comincia nella scuola secondaria. Adesso ci sono grandi opportunità per i diplomati. Ci sono opportunità per i laureati. Fincantieri, come vedrete, ha una prospettiva, un carico di lavoro per fino al 2020. Il trend positivo delle assunzioni continuerà, quindi ci saranno opportunità sia per i diplomati, ma sia anche per i laureati, soprattutto in ingegneria, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria gestionale. Alfredo Toglia, amministratore delegato Infotel. È importante la preparazione degli studenti, è un punto di partenza fondamentale. Le scuole tecniche, proprio in questa direzione, hanno una caratteristica unica. Beh, certo, diciamo, specialmente nel settore che è di mia competenza, quello dell'informatica, le scuole tecniche in generale, tutti i vari livelli di formazione devono dare il loro contributo. Nel nostro settore c'è necessità effettiva di avere una formazione costante, continua, che sia in linea, diciamo, con le aspettative del mercato. Purtroppo la nostra è una professione che deve essere attenta a questi cambiamenti, e il livello formativo, i piani formativi devono adeguarsi velocemente a questi cambiamenti. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi e ragazze e buongiorno docenti, perché poi la scuola si fonda, la qualità della scuola si fonda sul corpo insegnante, ma anche sul supporto della parte amministrativa. Una buona scuola è un segno di qualità nel territorio. La dottoressa Elena Gaudio, MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Parliamo di queste direttive, diciamo, ministeriali in tema proprio di formazione, una formazione propedeutica poi all'immissione nel mondo del lavoro. C'è questo stretto legame, questa stretta connessione tra gli istituti tecnici, un rapporto di immediatezza tra gli istituti tecnici e gli sbocchi occupazionali. Allora, in questo caso parliamo di indirizzi dell'istruzione professionale che sono stati rinnovati in base alla buona scuola, alla legge 107, e che prevedono una rivisitazione completa dell'istruzione professionale con 11 indirizzi di studio, tra cui anche pesca commerciale e produzioni ittiche che proviene dall'ex operatore tecnico del mare, e un nuovo corso di studi gestione delle acque e risanamento ambientale. È
quindi un regolamento ministeriale che ha avuto due fasi, uno di definizione delle competenze, cioè dei profili, e poi un altro di definizione delle competenze distinte in abilità e conoscenze, che consentono, con un modello didattico organizzativo che arriva fino al 40% di flessibilità oltre alle quote di autonomia, di rispondere alle esigenze del territorio, anche in collegamento col sistema dell'istruzione e formazione professionale delle regioni. Bene, termina qui la parte di Polifemo dedicata al seminario Quale istruzione per quale lavoro, la sosta pubblicitaria, e voltiamo pagina con una nuova parte.